troppo, cioè, ragazzi, noi siamo dobbiamo, in un minuto, perdona, dobbiamo, dobbiamo raggiungere l'obiettivo che è quello. Questa è una cosa vogliono che fare. Io faccio la ricerca. C'è un progetto di trivellazione del terreno. Alla ricerca di fonti energetiche. Stanno cercando fonti energetiche sotto i nostri. E allora perché non lo dici? E questo te lo voglio dire. E ciò stanno cercando fonti energetiche, è pericoloso. È pericoloso e non lo vogliamo. Signore, deve parlare solo il signor Eddy e questo qua. E nessuno più. Perché lo chiamare il signore qua la persona. Vabbè, stiamo facendo così, stiamo facendo da prima il problema tu. Non perché stiamo la raia. Guardi, cioè le sto sbagliando proprio. Vabbè. Intervisterai chi vuole, no? Comunque c'è la sede. Poi dopo parliamo, poi dopo. No, ma se il giornalista sono di proprietà privata, allora no, ditelo. No. Ditelo. Ma per le prime lo vengo da te. Scusate. Oggi siete qui a Pagnoli, all'ingresso di Pagnoli Futura, per che cosa protestate? Allora, stanno per partire delle trivellazioni per quello che è il progetto denominato Deep Drilling Project, cioè delle trivellazioni nell'area di Pagnoli Futura per monitorare l'area vulcanica, per ottenere delle informazioni e anche, si dice ufficialmente, anche per cercare dell'energia sotto l'area vulcanica. Che cosa temete? Fondamentalmente c'è una questione di ordine pubblico, sostanzialmente non c'è un piano di sicurezza, un piano di emergenza della protezione civile né a livello nazionale né a livello locale, quindi questo significa che non ci sono le condizioni fondamentali per trivellare, cioè la comunità, la cittadinanza non è stata neanche informata e dal momento che fondamentalmente il sindaco e il responsabile locale della protezione civile avrebbe dovuto in qualche modo informare tutta la cittadinanza, mettere a corrente di quelle che sono le situazioni che si stanno creando questo sito e condividere una decisione comune, perché non è possibile trivellare e mettere in allarme una comunità intera senza in realtà poi informarla e senza condividere una situazione che andrebbe comunque studiata insieme alla cittadinanza, nel senso, cioè, se c'è un piano di evacuazione e nella fattispecie non c'è, il piano di evacuazione va in qualche modo attuato con delle prove, tutto questo non esiste, quindi le trivellazioni non hanno senso. Chiediamo al sindaco innanzitutto di sospendere queste relazioni, nonché un incontro con lui, nonché un piano di emergenza effettivo, anche perché diciamo del divieto di dire che la caldera dei campi di Negrega si estende per 100 km quadrati, noi viviamo in questo campo. Abbiamo fatto. Rivellare quindi in un vulcano diventa molto molto pericoloso. Anche in Svizzera, addirittura, che non è territorio sismico, delle trivellazioni hanno scatenato dei microterremoti. Immaginiamo in una caldera vulcanica ad ampio rischio. La caldera vulcanica dei Campi Pellegrini è simile a quella di Yellowstone, tra le più pericolose al mondo. Detto questo, bisogna bloccare il Drilling Project, avere subito un incontro con il sindaco e nello stesso tempo varare ufficialmente e operativamente un piano di emergenza. Bravo Eddy! Che cosa devono fare gli abitanti di queste case? E questa è una cosa. Come mai? Tempo zero, sono usciti due progetti. Ma facciamo ancora di riprendere un po' di voi qua fuori. Sono usciti due progetti su quest'area, uno di gestore anaerobico, l'altro è Deep Drilling Project, su dei suoli, in un'area con dei suoli che andranno all'asta. Questo che beneficio porta ai cittadini? Guarda, quelli sono solo dei cittadini. Io allora, conosco la situazione di Pagnoli Futura, la conosco bene, perché ho lavorato così. Il problema non lo dire me, io ora in questo momento sto cercando, il problema è che se noi mettiamo troppa carne a cuocere,
chiaramente in un minuto di telegiornale. No, ma per l'informazione sono due. Incominciamo a capire perché qual è il punto. E qual è cosa allora, poi dopo vediamo, man mano, vediamo anche di chiamare un vulcanologo. Ma i vulcanologi, guarda, dico questo, noi ne abbiamo chiamati diversi, abbiamo fatto assemblee dove hanno partecipato, sia De Vivo, sia De Natale, d'accordo? Quindi noi il quadro l'abbiamo fatto, sono anni che lavoriamo su questa cosa, e abbiamo cercato anche un rapporto con le autorità, che ovviamente parlano di democrazia partecipata, ma assolutamente non ci ascoltano. Allora i punti sono due. Uno, il rischio a cui si sottopone la popolazione, che è una cosa di cui vorremmo che i cittadini fossero informati. Due, perché viene fatta questa operazione lì? Lì dovrebbe sorgere un parco urbano, si vanno a fare trivellazione, lì addietro si vanno a prendere, si va a fare un intanto di gestione aerobica, al di là se siamo contrari o d'accordo, bisogna capire perché, tutto quanto ora e tutto quanto lì. I suoli vanno all'asta, noi siamo cittadini, subiamo un danno diretto per il semplice fatto di fare quelle cose lì. Questa è la cosa da dire. Bene, io questa cosa non lo dire ai cittadini, poi i giornalisti, io vi saluto, tu prima hai detto no, tu prima hai detto lui no e ora mi fa detto lui no, va là, e poi va là. Prima dei giornalisti, ma cammino, vattene. Voglio soltanto un attimo. Ragazzi, se deve scappare un po' di ripresa con voi. Perdonami, come ti chiami? Ora devo andare. Ciao.